Vabbè, intanto ci godiamo la serata, no? Oggi inizia la stagione, cominciamo con un altro trofeo e sicuramente ci fa piacere. Il campionato è alle porte, stiamo per cominciare e il discorso l'ha fatto anche Michele l'altra volta, nel senso un campionato a 11 squadre non prevede ovviamente partenze false come Cotton è abituato a fare, per cui sappiamo, abbiamo parlato e eviteremo una cosa del genere. Di certo non lo facciamo apposta, però la partenza quest'anno con così poche partite diventa comunque un motivo in più per cercare di far bene. Ma non è questione di statistica, è questione comunque che sul discorso della promossa siamo una squadra particolare, no? Nel senso l'anno scorso noi ormai campionato vinto, regular season vinta, abbiamo comunque continuato a giocare sempre al massimo portando a casa l'imbattibilità della stagione, quindi siamo una squadra che di certo quando scende in campo non scende in campo per un secondo risultato facendo calcoli, a maggior ragione con una neopromossa sappiamo che saranno comunque loro emozionati a affrontare i campioni in carica, avranno tutto l'entusiasmo e la voglia di far bene in Serie A e ci dobbiamo far trovare pronti, ma così con loro, così con tutte le altre 10 comunque contendenti al titolo, visto che partiamo tutti da 0 punti. L'anno. Allora, la partita è stata preparata su un discorso fatto 2 anni fa in una duplice sfida qui contro quello che era il COD Venere in Bikini quegli anni, quindi era mi sembra il primo anno di Serie A, noi giocammo 2 partite qua, una di campionato e una di Coppa contro loro. E quello fu l'occasione in cui, soffrendo tantissimo quell'anno, a differenza dell'anno scorso, dove mi sembra che qui abbiamo fatto 7 risultati su 7, però con le difficoltà che avevamo in quel momento, decidemmo di affrontare la squadra con un pressing ovviamente non altissimo, ma con un pressing, viste le dimensioni del campo, un po' più basso, in modo da poter recuperare palla ed essere comunque già vicini alla porta avversaria, che è la caratteristica di questo campo. Il fatto oggi di avere così tante soluzioni permette di poter spingere un po' di più i tre di centrocampo con l'attaccante, visto che abbiamo uno sostituto per ogni ruolo, a poter dare veramente tanto, visto che comunque alla fine effettivamente avranno giocato più o meno in media un 25 minuti a testa. Quindi questo fa sì che si possa fare un discorso di questo tipo. Se dovessimo presentarci qui con 2 soli cambi per i 4 ruoli di pressing, ovviamente facciamo un discorso diverso, però oggi era totalmente possibile ed è stato comunque un piacere vedere la squadra che ha giocato seguendo queste indicazioni e soprattutto che si è applicata nel miglior dei modi in tutte e due le fasi, secondo me, non solo nella fase di pressing. Piacere invece per noi poter dire a presto, alla prossima settimana dove inizia la Lega Mister Pinna. Complimenti, alla prossima. Ben trovati tutti quanti.